Ragazzi, stamattina vi ho illustrato la teoria delle collisioni, l'ultimo atto della lezione di stamattina è stato questo. Secondo la teoria delle collisioni, una reazione chimica, che cosa succede? Succede praticamente che due molecole, per poter reagire fra di loro, devono collidere. Il fatto che collidano però è condizione necessaria ma non sufficiente affinché la reazione avvenga. Affinché la reazione avvenga, l'urto deve essere sufficientemente energetico, cioè l'energia cinetica da cui sono animate le molecole che si urtano fra di loro deve essere sufficientemente grande, tanto grande da superare la barriera energetica costituita dall'energia d'attivazione quando questa energia cinetica si trasforma in energia potenziale all'atto dell'urto delle due particelle. Abbiamo che se l'energia cinetica non è sufficiente, abbiamo che praticamente questa barriera di energia potenziale viene scalata fino a un certo punto e poi si torna indietro. Se invece l'energia cinetica è sufficiente, arriviamo sulla sommità di questa barriera energetica e scendiamo dall'altro lato. Eravamo arrivati a questo punto. E avevo fatto questa serie di simpatici disegnini per denotare molto chiaramente che cosa si verificava. Questo era il caso di un urto non efficace, vedete, le molecole si urtano, l'energia cinetica non è sufficiente, l'urto non è efficace, le molecole si allontanano inalterate. Nel caso invece che l'energia cinetica è sufficiente, si forma il complesso attivato in cui si allentano i legami che tengono unite le particelle che costituivano i reagenti e cominciano a formarsi i legami di quelli là che saranno i prodotti di reazione. Successivamente viene scavalcata la barriera di energia potenziale, si cade dall'altro lato e quindi praticamente si allontanano le due molecole di prodotto di reazione. Quello che non vi avevo fatto vedere stamattina era come questa teoria delle collisioni riuscisse, diciamo così, a spiegare tutte quante queste evidenze sperimentali, cioè la dipendenza dalla velocità di reazione, dalla concentrazione, la dipendenza dalla temperatura e il ruolo svolto dal catalizzatore. Allora, cominciamo, diciamo così, dalla temperatura, che è la cosa che viene spiegata più facilmente. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente, se voi ricordate, le leggi di distribuzione delle velocità molecolari. Noi avevamo praticamente che queste leggi di distribuzione delle velocità molecolari riportavano praticamente la frazione di molecole avente energia cinetica o velocità in funzione appunto del valore della velocità o anche dell'energia cinetica, ricordando sempre che l'energia cinetica di una particella è uguale a un mezzo m di quadro. Le curve erano di questo tipo qui. Questo è una temperatura, diciamo, tipo ambiente, questa è una temperatura più alta e questa è una temperatura più alta ancora. Diciamo che questa è tipo 1, questa è tipo 2, questa è tipo 3. Con T con 3 maggiore di T con 2 e T con 2 maggiore di T con 1. Allora praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo che se ad esempio l'energia d'attivazione è questo valore qui, vedete, questo è il valore dell'energia di attivazione, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che la frazione di particelle che hanno energia cinetica superiore a quella dell'energia d'attivazione alla temperatura T con 1 è questa qui. Alla temperatura T con 2, alla temperatura T con 2 invece sarà alla temperatura T con 2 invece sarà praticamente questa area tratteggiata qui e alla temperatura T con 3 ancora maggiore sarà data da quest'area tratteggiata qui. Come che sia, io ho tante volte detto che la dipendenza della frazione di particelle avendo energia cinetica superiore a quella di un valore prefissato è di questo tipo qui, cioè n tratto n con 0
è uguale ad E elevato a meno, in questo caso l'energia, il valore prefissato dell'energia e l'energia di attivazione, RT. Chiaramente questo fattore esponenziale qui ce lo ritroviamo tal quale immutato nella legge di Arrhenius. Quindi quale prova migliore del fatto che questo tipo di teoria riesce a interpretare perfettamente la dipendenza dalla temperatura, se non il fatto che la legge che ci dà il numero di particelle aventi energia superiore a quella di un valore prefissato, in questo caso l'energia di attivazione, ce la ritroviamo proprio dal quadro, diciamo così, dell'equazione di Arrhenius, della legge di Arrhenius. Poi andiamo un pochettino a vedere concentrazione dei reagenti. Concentrazione dei reagenti, noi che cosa abbiamo? Abbiamo essenzialmente che se la concentrazione dei reagenti aumenta, cioè andiamo un pochettino a ragionare, supponiamo di avere questa reazione che avviene in fase gassosa, supponiamo praticamente, quindi la reazione che avviene in fase gassosa avviene in un reattore a un certo volume V. Se alla concentrazione C con 1 noi abbiamo N con 1 moli del reattore, del reagente A, e N con 1 moli del reagente B, diciamo così. Quindi la concentrazione avrà un certo valore. In queste condizioni la frequenza d'urto sarà quello che sarà. Diciamo così che sarà un numero molto molto elevato, vi ho detto 10 alla 25, 10 alla 26, sempre numeri molto molto elevati. Se noi raddoppiamo queste concentrazioni, cioè se nello stesso volume raddoppiamo il numero di moli, è ovvio che queste molecole si urteranno fra di loro molto più spesso. Urtando fra di loro molto più spesso, le possibilità che si verifichino urti con, diciamo così, energia sufficientemente elevata, ovviamente aumentano, e quindi aumenta la velocità di reazione. E così è spiegata anche, diciamo, la dipendenza dalla concentrazione. Vediamo un pochettino sto catalizzatore in che maniera funziona, in che maniera fa sì praticamente che la velocità di reazione aumenti grandissimamente. Allora, praticamente la funzione del catalizzatore si vede benissimo su questo diagramma qui. Facciamo sempre riferimento alla reazione in cui l'idrogeno reagisce con lo iodio per dare origine a due molecole di acido ionidrico. Questa situazione che noi abbiamo disegnato in questo diagramma è la situazione denotata in assenza di un catalizzatore. Diciamo che questa reazione di formazione dell'acido ionidrico può essere anche resa più veloce dalla presenza di un catalizzatore. Probabilmente, ecco, funzionerà benissimo come catalizzatore i trucioli di platino. I trucioli di platino sono un catalizzatore potentissimo che catalizza quasi qualunque reazione. Perché? Perché praticamente il platino, diciamo così, è un metallo di transizione e ha molti gli orbitali di tipo D vuoti. Per cui che cosa succederà facilmente? Che sulla superficie dei suoi trucioli gli atomi superficiali del platino sono avidi di elettroni. Si acchiapperanno praticamente gli elettroni dei legami covalenti delle molecole di idrogeno e delle molecole di iodio e indeboliranno questi legami, per cui reagiranno più facilmente. Cioè questi legami qui saranno più deboli perché in parte saranno attratti da questi elettroni, questi orbitali di tipo D degli atomi di platino, e quindi si indeboliscono questi legami. Indebolire questi legami che cosa significa? Significa praticamente che dovrà essere spesa un'energia inferiore per spezzare questo legame qui. In termini di energia d'attivazione cosa significa? Significa semplicemente che l'energia d'attivazione della reazione si abbassa. Quindi se questa è l'energia di attivazione della reazione, nel caso della reazione senza catalizzatore, questa curva che mi riporta, diciamo così, l'andamento della reazione in caso di presenza di catalizzatore diventa praticamente quest'altra curva che adesso mi accingo a disegnare alla lavagna. Vedete? La curva sarà questa qui. Cioè sarà tutta quanta più bassa. La differenza qual è?
La differenza è che l'energia d'attivazione della reazione diretta risulterà essere questa. Ovviamente il risultato sulla velocità di reazione quale sarà? Sarà praticamente che se noi andiamo a mettere nell'equazione che avremo un'energia d'attivazione più bassa, la frazione di molecole che avrà energia cinetica superiore a quella di un'energia d'attivazione più bassa sarà ovviamente più alta. Cioè, andandola a guardare su questo diagramma qui, questa è l'energia d'attivazione in assenza di catalizzatore, l'energia di attivazione in presenza di catalizzatore sarà questa. Quindi questa è l'energia d'attivazione senza catalizzatore. Questa è l'energia d'attivazione con catalizzatore. Quindi questo che cosa significa? Significa che a tutte e tre le velocità, a tutte e tre le temperature, scusate, la frazione di molecole che avrà energia superiore a quella dell'energia d'attivazione ribassata sarà ovviamente volumetrica. Vedete, alla temperatura più bassa sarà questa, alla temperatura più alta sarà questa qui, e alla temperatura più alta ancora sarà questa qui. Quindi questo spiega perfettamente il funzionamento dei catalizzatori. Vi ripeto, a volte la funzione dei catalizzatori è talmente importante che praticamente, guardate un pochettino qui, l'abbassamento dell'energia d'attivazione, invece di essere tanto, a volte addirittura diventa tanto. Allora, quando succede qualche cosa del genere, questo che cosa significa? Significa praticamente che l'abbassamento dell'energia d'attivazione è tale che quella reazione in assenza di catalizzatore non avviene proprio. Cioè, in poche parole, la velocità di reazione è talmente bassa che nella pratica non avviene proprio. Invece, in presenza di un catalizzatore, avviene. Diciamo, questo qual è il caso? È il caso molto spesso dei catalizzatori biologici, cioè degli enzimi. Praticamente quello che io vi ho detto tante volte, la chimica organica, la chimica inorganica, la vis vitalis, tutte quelle bufale là, praticamente la vis vitalis non era altro che l'azione degli enzimi, per cui delle reazioni che negli organismi viventi avvenivano senza grossi problemi, negli, diciamo così, al di fuori degli organismi viventi, dove non c'erano gli enzimi, nella pratica non si verificavano proprio. Allora uno cosa pensa? No, qua ci vuole la vis vitalis, sennò queste reazioni non avvengono. No, bastava solo la presenza del catalizzatore. Chiaro? Piccolo esempio, lo facciamo subito. Il principale costituente del pane, della pasta, è l'amido, che è uno zucchero complesso, diciamo così. È un parente dello zucchero, ma diciamo così, un polimero dello zucchero. Allora, per poterlo assimilare il nostro organismo, noi abbiamo prima bisogno di andarlo a scomporre in molecole singole di zucchero e poi praticamente possono essere assimilate dal nostro organismo. La decomposizione dell'amido, dunque, se noi la vogliamo andare a realizzare in laboratorio, cioè in assenza di enzimi, c'è bisogno di una temperatura prossima ai 100 gradi. In ambiente fortemente acido, con una concentrazione di ioni H+ superiore a una mole per litro. E la reazione prende non meno di una decina, dozzina di ore. Adesso, se noi ci mangiamo un piatto di pasta, diciamo così, il piatto di pasta non è condito in maniera troppo esagerata, quindi ci viene restato sullo stomaco, ma il piatto di pasta ti resta sullo stomaco non per l'amido, ti resta sullo stomaco per i sughi grassi che uno ci mette, insomma, non è che ti resta sullo stomaco perché il nostro organismo ha difficoltà a digerire l'amido. Se noi ci mangiamo un piatto di pasta non particolarmente condito, con un sugo al pomodoro fresco, diciamo in un'ora e mezzo il nostro organismo l'ha già digerito, l'ha già metabolizzato. Dice che quale, allora direte voi, ma allora è vero il fatto della vis vitalis? Se in laboratorio ci volevano 100 gradi, pH al di sotto di 1 e 10-12 ore, questo in un'ora nell'organismo umano che è a 37 gradi si verifica questa reazione, no, la differenza è che nell'organismo umano
ci sta un enzima che non mi ricordo come si chiama, perché le mie reminiscenze di chimica biologica non arrivano a ricordarmi il nome dell'enzima, ma comunque vi garantisco che ci sta un enzima che fa sì che questa reazione avvenga molto più velocemente. Cioè che in un'ora, un'ora e mezzo avviene quello che fuori dell'organismo avviene in 10-12 ore a una temperatura 3 volte più alta. Chiaro? Quindi diciamo così, questo vi rende conto della potenza dei catalizzatori. E diciamo anche che nell'industria tante reazioni chimiche, se vengono fatte avvenire, tipo quella là del cracking delle molecole degli idrocarburi, dei residui della distillazione del petrolio, se quello fosse, lo si dovesse far avvenire in assenza di catalizzatori, sarebbe antieconomico, cioè costerebbe tanto il processo che i combustibili che uno produrrebbe da questo processo non riuscirebbero a coprire i costi di produzione. Invece il cracking catalitico, diciamo, è una pratica fortemente remunerativa. Vi ripeto, questa è la scoperta della zeolite Y ultrastabile che funziona come catalizzatore in questi processi, non è una cosa che è avvenuta tantissimi anni fa, è venuta a cavallo degli anni 60-70. Negli anni 60, quando io ero piccolo, ricordo che questi residui della distillazione del petrolio venivano bruciati perché non si poteva fare altro, erano solamente inquinanti. Negli anni 70 hanno cominciato a essere recuperati perché? Perché ci sono stati i tecnici della Mobil Oil e della Exxon, delle due industrie petrolifere molto importanti, due compagnie petrolifere molto importanti americane, che misero appunto questo catalizzatore, queste zeoliti Y ultrastabili praticamente, che diciamo riuscivano a far avvenire in maniera economica una reazione che prima della messa a punto di questi catalizzatori assolutamente non era economica. Diciamo che con questo avrei finito con la cinetica chimica. C'è ancora un altro punto che vi devo, diciamo così, però ricordare. Dunque, io avevo lasciato un punto interrogativo su un punto. Vi ho detto gli ordini di reazione generalmente non coincidono con i coefficienti stoichiometrici, soltanto in un caso molto particolare coincidono. Vediamo qual è questo caso molto particolare. Guardiamo un pochettino sempre questa reazione dell'idrogeno con lo iodio, che è una reazione essenzialmente molto istruttiva. Allora, se noi andiamo a scrivere la legge che ci dà la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione dell'idrogeno, dalla concentrazione dello iodio, questa legge è la seguente. Dunque, la velocità di reazione di questa reazione qui dipenderà dalla concentrazione in questa maniera qui. Costante cinetica K, che vi ripeto, la dipendenza di K dalla reazione, e questa qui è sempre la legge di Arrhenius, per concentrazione di idrogeno elevata alla prima potenza, per concentrazione di iodio elevata alla seconda potenza. Va bene? In effetti, se noi andiamo a confrontare gli ordini di reazione, che in questo caso sono 1 e 1, questi coincidono perfettamente con i coefficienti stoichiometrici 1 e 1. Questo è proprio il caso particolare in cui gli ordini di reazione coincidono con i coefficienti stoichiometrici. Perché coincidono? Perché in effetti questa reazione qui, vedete, la formazione dell'acido ionidrico a partire dall'idrogeno e dallo iodio, è una reazione particolarmente semplice. Cosa c'ha di semplice? C'ha che praticamente questa reazione avviene in un unico stadio, in un unico atto. Cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che la molecola di idrogeno si urta, si scontra con la molecola di iodio, e se l'energia cinetica è sufficiente danno origine a due molecole di acido ionidrico, se l'energia cinetica non è sufficiente le due molecole restano inalterate. Basta, non succede altro. Invece ci sono molte altre reazioni che non sono così semplici. Andiamo a fare un esempio, guardate qui, guardate praticamente questa reazione, vedete? In questa reazione qui abbiamo che due molecole di ossido di azoto reagiscono con due molecole di idrogeno per dare origine a due molecole di acqua e a una molecola di
di azoto. Diciamo che questa è una reazione piuttosto complicata. Inoltre, praticamente, se noi, diciamo così, andiamo a riportare la dipendenza della, come si dice, la velocità di reazione dalla concentrazione dei reagenti, noi abbiamo che la velocità di questa reazione sarà praticamente di questo tipo qui. La velocità di reazione è uguale al prodotto della costante cinetica, che ovviamente anche in questo caso sarà data dalla legge di Arrhenius, per la concentrazione dell'ossido d'azoto elevata al quadrato, per la concentrazione dell'idrogeno elevata alla prima potenza. Cioè, in poche parole, noi abbiamo che non è rispettata, diciamo così, la, quella posizione che avevamo visto nella reazione precedente, che l'ordine delle reazioni coincide con i coefficienti stoichiometrici. È chiaro? Qual è il motivo per il quale in questa reazione i coefficienti stoichiometrici coincidono con l'ordine di reazione? In quest'altra reazione non si verifica. Dunque, per quanto riguarda la prima reazione, ce lo siamo spiegato perché. È una reazione che avviene in un solo atto, idrogeno e iodio si devono scontrare tra di loro, quindi praticamente noi abbiamo che avviene in un unico stadio e quindi la dipendenza della velocità di reazione dipende in uguale maniera dall'idrogeno e dallo iodio, non ci sono dubbi. Invece praticamente in questo caso qui la situazione è molto più complicata. La reazione non avviene in un unico stadio. Vedete, già dalla stoichiometria della reazione capite che la reazione non si può verificare in un unico stadio. Se la reazione si verificasse in un unico stadio, che cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che contemporaneamente collidono due molecole di NO e due molecole di idrogeno, la quale è una cosa che ha una probabilità assolutamente nulla. Cioè, contemporaneamente quattro molecole possono mai collidere fra di loro? Non può essere. Quindi questo vi dice praticamente che questa reazione che noi riportiamo qui non avviene in un solo stadio, avviene in più stadi. Cioè, in poche parole, avvengono in questo sistema, dove inizialmente noi mettiamo ossido di azoto e idrogeno, una serie di reazioni, cioè delle reazioni in serie, ne avviene prima una, poi una seconda, poi una terza, che sommate fra di loro mi danno, diciamo così, questa reazione che noi andiamo a riportare. Cioè, in effetti, la reazione non avviene in un unico stadio, avviene in più stadi, cioè c'è un meccanismo di reazione che è complicato. Adesso vi illustro il meccanismo di reazione che è alla base di questa reazione qui. Guardate un poco. Abbiamo due molecole di NO che collidono fra di loro. Collidendo fra di loro si forma questa sorta di dimero N2O2. E questa reazione è veloce. Ricordate questo punto qui. Questo dimero N2O2 che si è formato reagisce con una molecola di idrogeno, dandovi praticamente una molecola di N2O più una molecola di acqua, e questa reazione invece è lenta. Successivamente noi abbiamo che questa molecola di N2O che si è formata da questa reazione qui reagisce con un'altra molecola di idrogeno, dandovi origine a una molecola di azoto e a una molecola di acqua, e questa reazione è anch'essa veloce. Adesso, se noi sommiamo membro a membro queste due reazioni, cioè vedete, io porto 2 di NO e 2 me lo trovo qui, N2O2 e me lo trovo qui, H2 e me lo trovo qui, poi H2 me lo trovo qui e H2 me lo trovo qui, quindi 2 di H2, N2O e me lo trovo qui, da quest'altro lato trovo N2O2 e sta qui, N2O e sta qui, H2O e H2O e me li trovo qui, N2 e me lo trovo qui, e poi cancello, semplifico quelli che compaiono inalterati a destra e a sinistra. Cosa mi resta? Mi resta proprio questa reazione. Va bene? Quindi, in poche parole, quando si verifica che l'ordine di reazione non coincide con i coefficienti stoichiometrici, è indice praticamente del fatto che
La reazione non è una reazione semplice, cioè non avviene in un unico stadio, avviene in più stadi. Va bene? Allora, quando una reazione avviene in più stadi, dobbiamo andare a fare una considerazione molto particolare. La considerazione è che se noi abbiamo una serie di reazioni che si verificano in serie, è la reazione più lenta, è lo stadio più lento che determina la velocità dell'intero processo. Cioè, in poche parole, se la reazione più lenta è quella là che noi andiamo a indicare come reazione 2, la velocità della reazione 2 sarà la velocità con cui procede la reazione globale, somma di tutte quante le altre reazioni. Direte voi, ma in base a cosa tu ci vieni a raccontare questo fatto? Benissimo, vi faccio un piccolo esempio con cui, diciamo, cercherò di essere più chiaro. Vediamo cosa posso cancellare. Cancelliamo qua. Supponiamo di avere tre vasche. Vedete? Tre vasche che sono... La prima è piena d'acqua. Ed è una vasca enorme, diciamo così, quindi il livello, diciamo, di questa vasca non varia. E praticamente qui ci sta un buco da cui esce acqua da questa vasca. Supponiamo che sia un bel buco abbastanza grande e da questa prima vasca esca una portata di 10 litri al secondo. Vabbè? 10 litri al secondo. Qua ci sta una seconda vasca. Questa seconda vasca, vedete, ci sta un buco più piccolino che è praticato. Per cui praticamente in questa seconda vasca, da questa seconda vasca, riesce a uscire praticamente una portata di non più di 2 litri al secondo. Questa seconda vasca, vedete qua, la prima vasca scarica nella seconda vasca, la seconda vasca scarica nella terza vasca. Questa terza vasca ha un buco che è intermedio fra le due e scarica alla portata di, facciamo, 7 litri al secondo. Va bene? Secondo voi, quando il processo è andato a regime, quale sarà la portata che uscirà dalla terza vasca? Ovviamente sarà 2 litri al secondo proprio. Perché? Perché questo scarica 10 litri al secondo. Però... Questa vasca qui non riesce a scaricare più di 2 litri al secondo, per cui qua casomai cresce il livello, ma più di 2 litri al secondo non scarica. Questa scarica 7 litri al secondo e ne riceve 2 litri al secondo. Quindi inizialmente scaricherà 7 litri al secondo, ma poi che cosa farà? Si svuoterà a un certo punto, perché ne escono 7 e ne entrano 2. Quindi riuscirà soltanto a scaricare 2 litri al secondo che ottiene da questa. Quindi questo che cosa significa? Significa che quando abbiamo una serie di vasche che scaricano l'una nell'altra, la portata che avremo dall'ultima vasca sarà uguale alla portata che esce dalla vasca che scarica con la portata più bassa. Cioè, in poche parole, noi abbiamo, se dalla reazione numero 1 riusciamo a produrre un sacco di N2O2, poi questo N2O2 però mi produce poco N2O. Ho un sacco di N2O2, ma questo 2N2O2, dato che questa reazione è lenta, mi produce poco N2O alla volta. Poi questo N2O reagisce rapidamente con l'H2. E praticamente, comunque, la velocità con cui si forma l'N2O è praticamente la velocità di tutto quanto il processo. Cioè, supponiamo che dalla prima reazione si formano 10 moli al minuto di N2O2, poi dalla seconda reazione se ne forma una mole al minuto di N2O, dalla terza reazione si formano 7 moli al minuto di N2, però praticamente qua se ne forma una al minuto di questa. Quindi inizialmente quelle là che stanno qua reagiscono e poi dopo può reagire solo la mole al minuto che si forma di questo qui.
Quindi la velocità di questa reazione sarà la mole al minuto che dipende da questo stadio. È chiaro il motivo per il quale quando noi abbiamo una reazione che non è semplice, cioè avviene attraverso una serie di stati che si verificano uno dopo l'altro, cioè in serie, è lo stadio lento che condiziona la cinetica di tutto quanto il processo. Per cui noi la legge cinetica di questa reazione qui, come la dovremo andare a scrivere? Dovremo andarla a scrivere come R che mi dà K della reazione 2 per concentrazione di N2O2 per concentrazione di H2, perché praticamente per lo stadio lento poi possiamo andare a applicare la posizione che i coefficienti stoichiometrici coincidono con gli ordini di reazione, solo per questo. Ma la concentrazione di N2O2 dipende dalla concentrazione di NO, e in che maniera dipende dalla concentrazione di NO al quadrato? Cioè, in poche parole, se noi andiamo a sostituire la concentrazione di N2O2 che è proporzionale alla K1 cinetica della reazione 1 per la concentrazione di NO questa volta al quadrato, perché qui il coefficiente stoichiometrico è 2, e questa legge la andiamo a sostituire qua dentro, qui io che cosa avrò? K2 per K1 per concentrazione di NO2 al quadrato per concentrazione di H2. Praticamente K1 per K2 risulta essere uguale alla costante cinetica K. Va bene? Chiaro, ragazzi? Nella realtà succede l'esatto contrario di quello che abbiamo fatto qui. Noi qui che cosa abbiamo fatto? Io, per spiegarvi il motivo per il quale in alcuni casi i coefficienti stoichiometrici coincidono con l'ordine di reazione, in altri casi no, vi ho mostrato una reazione che non avviene in uno stadio solo, ma che avviene in una serie, in alcuni stati che si verificano in serie, una appresso all'altra. Nella realtà, quando voi avete una reazione chimica sconosciuta, per capire il meccanismo di reazione, che cosa si fa? Si vede praticamente la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione dei reagenti. Se la dipendenza della velocità di reazione dalla concentrazione dei reagenti è tale che i coefficienti stoichiometrici coincidono con gli ordini di reazione, allora diciamo reazione che avviene in un solo stadio, processo semplice. Quando invece questo non si verifica, i chimici drizzano le antenne. Ah, qua ci sta, praticamente non è una reazione che avviene in un solo stadio, è una reazione che avviene in più stadi. Allora che cosa fanno? Cominciano a industriarsi, diciamo così, a riprodurre dei meccanismi di reazione in cui lo stadio più lento sia quello lì che ha la dipendenza della velocità di reazione che è stata trovata sperimentalmente. Cioè, io per farvi la lezione ho fatto il contrario di quello che si fa nella realtà. Nella realtà praticamente uno si va sperimentalmente a determinare questo. Dice, qua non coincide con i coefficienti stoichiometrici. Allora costruiamo un meccanismo di reazione. E questo è il vero meccanismo di reazione. Nella realtà ce ne sta pure un altro, però poi è stato dimostrato che quell'altro non funziona. Questo qua è quello che funziona veramente. Va bene, ragazzi? Ci sono, diciamo così, domande su tutto quanto quello che sono andato dicendo fino adesso sulla cinetica? Benissimo, allora un mini intervallo in cui io cancello tutta quanta questa roba e poi ricominciamo a introdurre un altro capitolo della chimica.